Hey, Cricket customers, Max with ads is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Nice! Max is the streaming platform where you can watch Scoob, Meg 2 The Trench, The Nightmare on Elm Street Collection, and so much more. Remember me. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. We've never seen this before. Max, the one to watch for a good scream with Cricket. Yeah! Phone plan, streams, and standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See cricketwireless.com for details. We can stop HIV, Iowa. And it all starts with health equity. Health equity means that everyone has a fair and just opportunity to be healthy. To achieve this, we need to remove obstacles to good health. Poverty and discrimination support an environment in which HIV thrives. We must work together so that all Iowans have access to the resources they need to prevent, diagnose, and treat HIV. Visit stophiviowa.org. Ciao e benvenuti nella terza stagione di Prove Generali Podcast. Non posso negare che è una bella soddisfazione essere arrivati finalmente all'episodio 18 e a dare il via a un nuovo nucleo di contenuti dedicati al teatro. Ciao, io sono Sara, nella vita mi occupo di creazione del contenuto creativo per il digital. Questo è un mio progetto divulgativo che nasce dalla mia grande passione per il teatro, passione che ho studiato sia in università e quindi in linea teorica, sia con dei corsi pratici. Dopo un primo periodo di pandemia siamo finalmente tornati in presenza per la maggior parte delle attività, anche nelle sale teatrali, quindi si inizia a ripopolare la platea, il pubblico. Quindi perché non partire da questo episodio se non parlando proprio del corpo? Infatti nella prima stagione abbiamo affrontato le principali tappe della storia del teatro: il teatro greco, il teatro latino, la commedia dell'arte e poi il teatro novecento con Jacques Lecoq. Nella seconda stagione invece mi sono concentrata con alcuni professionisti dello spettacolo su come il teatro può aiutarti nella vita di ogni giorno, da una maggior consapevolezza delle tue emozioni all'abilità di parlare anche a una riunione aziendale. Se nella prima stagione il filo rosso che collegava tutti gli episodi era la maschera, a partire da quella greca di cartapesta, fino ad arrivare poi a quella carnevalesca, a quella della commedia dell'arte, fino poi alla maschera neutra di Jacques Lecoq, il filo rosso di questa terza stagione voglio che sia il corpo. E quindi partiamo con questo nuovo argomento, ma prima, come sempre, sigla! Tutto il mondo è un palcoscenico e un uomo nella sua vita deve recitare diversi ruoli, diceva Shakespeare. E allora occorre muoversi e imparare a conoscere fin da subito quel pazzo, colorato, poliedrico e meraviglioso mondo che è il teatro. Ciao, sono Sara. Benvenuti a Prove Generali Podcast, il podcast per scoprire con brevi pillole audio l'importanza del teatro per migliorare la tua vita. Rieccoci qui, davvero mi sembra tantissimo tempo che non annunciavo la sigla. Allora, riprendiamo proprio a bomba. Vediamo se hai ascoltato con attenzione i precedenti episodi. In quale periodo storico il corpo dell'attore, ti do un indizio, anche delle attrici, ritorna centrale? Siamo nel 1500 con la commedia dell'arte. Questo è stato il periodo, infatti, che aveva istituito la professione dell'attore. Te ne ho parlato meglio nell'episodio dedicato, che ti invito ad ascoltare. La commedia dell'arte terminò indicativamente nel 1700, quando subentrarono i due generi teatrali emergenti al tempo, ovvero le commedie di carattere, quella goldoniana ad esempio, e il dramma borghese. Genere che in Europa si diffuse tra il XVIII e il XIX secolo. Chi è la figura centrale all'interno di questa rivoluzione teatrale, termine appunto che non ho inventato io ma che è veramente usato per questo periodo? Carlo Goldoni. Carlo Goldoni vive tra il 1707 e il 1793 ed è considerato il padre del testo drammaturgico moderno. Infatti mette, diciamo, un punto fermo. Dai Canovacci
ovvero i testi improvvisati che non erano che una traccia per i comici dell'arte che poi andavano a improvvisare appunto e a ironizzare su delle scene fisse ma davvero solamente abbozzate, Goldoni invece istituisce dei testi pari ai copioni che conosciamo oggi. Goldoni va quindi ad agire sulla pratica teatrale stessa, considerata, secondo lui, causa della distanza tra mondo reale e teatro a causa del successo. Si può quindi dire che Goldoni agì sulla pratica teatrale stessa. Infatti era considerata da lui talmente eccessiva che aveva causato una rottura tra il mondo reale e il mondo scenico. Una rottura davvero enorme. Una frattura davvero profonda. Lo afferma anche Angelini, che nel suo viaggio a Roma nel 1759 scrive: Goldoni ha assistito a un teatro d'attori estremamente invadente, che riscuoteva gran successo modellandosi sulle maschere e sui canovacci. Goldoni coglie che l'elemento caratterizzante del teatro di quei tempi era lo sgarbo dell'eccesso, a cominciare da quello della recitazione. Lo stesso Goldoni scrive nei suoi memoir: «Oh cielo, che declamazione forzata, che goffaggine dei movimenti!» L'arte scenica confina quindi, secondo Goldoni, con l'artificio e l'indecenza. Questo sgarbo dell'eccesso e la natura artificiosa di quel tipo di fare arte lo disturbano a tal punto che vuole affrontare vicende più verosimili, affinché il pubblico e lo spettatore vengano educati oltre che intrattenuti. Con la nascita della commedia di carattere che ti ho menzionato prima, le maschere quindi scompaiono totalmente dalle scene. Tutti avrebbero da quel momento recitato a viso scoperto. Ecco perché con Goldoni si può parlare davvero di rivoluzione teatrale. Perciò, dopo i secoli d'oro dei primi attori professionisti, la maschera sparisce dai volti. Da questo momento i volti acquistano quindi più valore, attraversano 700, 800, arrivano fino a il grande attore e la grande attrice, dove il viso e le espressioni somatiche, tra cui la capacità di arrossire e impallidire realmente in scena, diventano più importanti del corpo stesso. Un percorso quindi davvero grande che parte da un volto mascherato e attraverso il corpo ritorna a un volto senza più artifici. Ma ritorniamo a noi. Diderot, che vive, ti ricordo, tra il 1713 e il 1784, e quindi un contemporaneo di Goldoni, a pagina 10 dell'opera Il paradosso sull'attore, esprime quanto ad un interprete non serva più l'istinto e la capacità di improvvisare, quanto ora una ferrea grammatica di regole, che al tempo era solo accennata. Ecco perché lo chiama paradosso sull'attore. Scrive Diderot: il fatto è che essere sensibili è una cosa, ma sentire è un'altra. Abbracciate tutta la complessità di un grande personaggio. Dosate le luci e le ombre, la dolcezza e la debolezza. Tutto questo richiede una mente lucida, una profondità critica, uno studio faticoso e una lunga esperienza. Solo attraverso una rigida disciplina si può riuscire ad essere efficaci ed espressivi sul palcoscenico. Nell'opinione di Diderot, per convincere e commuovere il pubblico occorreva un'emozione studiata e sorvegliata. L'attore doveva quindi provare l'emozione che si trova a rappresentare, senza che ciò gli togliesse però il controllo dell'espressione. Non è l'uomo violento, fuori di sé, che può dominarci. È un vantaggio riservato all'uomo che domina. Questo è il motivo per cui un costante esercizio è fondamentale all'attore. Rigore, sforzo e costante attenzione non solo nell'esercizio del corpo, ma anche in quello della mente. L'interprete deve portare in scena le proprie emozioni autentiche, velandole con una lucida razionalizzazione. Ed ecco qui di nuovo il paradosso dell'attore settecentesco, che non deve rimanere coinvolto nell'identificazione con il proprio personaggio, ma deve comunque identificarcisi. Diderot rientra all'interno del contesto teatrale settecentesco, che vede quindi da un lato la critica agli eccessi del precedente teatro, come si è visto con Goldoni,
ma dall'altro lato si assiste alla nascita del francese dramma borghese. Siamo arrivati alla conclusione. Ci tenevo a raccontarti quella che è la storia dietro le celebri opere di Goldoni, come La Locandiera. Ho preferito non affrontare il repertorio goldoniano in sé, proprio perché ci sono fior fior di esperti che possono sicuramente spiegartelo meglio, sia da un punto di vista di analisi del testo che di messa in scena. Ci tenevo però a farti capire la centralità della figura di Goldoni, che proprio per la sua genialità può essere approcciata contemporaneamente in due modi diversi. In un primo modo, anche abbastanza superficialmente, godendo della comicità e del ritmo delle sue opere, ma anche da un punto di vista molto profondo e rivoluzionario. Spero quindi di esserci riuscita. Fammelo sapere nei commenti. Per questo episodio mi sono basata sulle informazioni dei libri che ti lascio nel box in descrizione, che ti consiglio vivamente se ti interessa l'argomento. Sicuramente La vita e la poetica di Carlo Goldoni, ovvero i memoir dell'autore stesso, sono centrali. Inoltre, penso sia davvero interessante assistere ad almeno una rappresentazione di Stefano De Luca, in particolare La barca dei comici, che parla proprio della vita di Goldoni basandosi sulle sue memorie. Io ti aspetto al prossimo episodio, in cui vorrei parlarti di Stanislavski e l'attore ottocentesco. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla scoperta della tecnica recitativa simile a quella che conoscono gli attori hollywoodiani. Vuoi saperne di più? Allora seguimi, mi trovi anche su Instagram come Sara Mi Raccomando e ascolta i prossimi episodi. Ciao! Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.